primo ricordo degli sci, penso sia quando ero piccolino insieme a mio fratello, che eravamo sempre insieme a sciare, soprattutto in neve fresca, fuori pista, insieme agli amici di mio papà. Lui da piccolo si metteva lì, guardava gli sciatori più grandi, guardava come prendevano le curve, come non era un ragazzo che pretendeva di andare a fare la festina di compleanno, anzi non mai interessato, cioè lui proprio il suo mondo era lo sci. Anche se comunque c'erano dei pezzi un po' difficili o comunque impegnativi per un bambino abbastanza piccolo, appunto questi amici mi aiutavano sempre a superare le mie difficoltà e poi alla fine mi divertivo sempre. Per me lo sci è lo sport più bello che ci sia, perché sei sempre tra la natura, la neve, i tuoi amici, ti senti libero. Puoi danzare sulla neve, è bellissimo. A me la neve è sempre piaciuta perché ho sempre preferito l'inverno piuttosto che l'estate, soprattutto quando nevicava e c'era un clima abbastanza freddo, perché mi ricordava un po' appunto quei momenti felici quando ero spensierato a sciare e i momenti in cui si stava in casa davanti al camino. Questi ricordi mi rimarranno sempre in testa anche quando sarò più grande. Io ho iniziato i miei figli nello sport perché secondo me era molto importante che loro credessero in qualcosa e per cui per loro era un gioco. Ce l'hanno sempre appunto spiegato che sciare era un qualcosa a parte, la vita reale era tutta un'altra, quindi era una sorta di premio e dovevamo guadagnarcelo in qualche modo, quindi impegnandoci sia con la scuola che con lo sci. Con gli studi è stata un po' difficile, soprattutto al liceo, perché quando ero più piccolo mi sono trasferito per il periodo invernale a Carisolo e Pinzolo, facevo la scuola lì e andavo a sciare a Madonna di Campiglio. Mia mamma è sempre stata molto disponibile perché si trasferiva insieme a me e mio fratello e dalla seconda elementare fino alla terza media appunto abbiamo fatto questo trasferimento nel periodo invernale. E dal primo anno di liceo sono andato a Brescia, solo che non è stato possibile proseguire perché il primo anno sono arrivato alla fine del semestre col limite massimo di assenze e quindi abbiamo deciso di spostarci allo Ski College Veneto a Falcade e per questo sono molto fiero di me e dei miei genitori che mi hanno appunto consentito di proseguire gli studi fino a questo punto. E per quanto riguarda un'università, lo studio magari potrà arrivare più avanti se in un futuro non sarò così eccellente nello sci. Ho iniziato a pensare che potesse diventare una professione quando ho iniziato a mettermi in gioco nelle gare più nazionali e internazionali come il Topolino e il Pinocchio, però fino ad allora non avrei mai pensato che uno sport che facevo appunto per divertimento mi avrebbe portato a risultati simili. Quando ho cominciato a capire che Giovanni poteva avere quel qualcosa in più, quando ho visto tanta determinazione, voglia di arrivare, voglia di non mollare mai nei momenti di sconforto, dargli dentro ancora di più anima e corpo. E l'unica sua scopo, oltre alla scuola, vabbè, che doveva portarla a termine, era quello. Penso che la voglia di vincere sia tutto in un atleta, perché la fame di vittoria che ti porta a risultati eccezionali, perché se una persona, un atleta, manca questa voglia, non è motivato nei momenti soprattutto più difficili, sia in palestra quando ci sono dei momenti in cui bisogna fare dei carichi pesanti, sia in pista, sia nel momento in cui un atleta può avere un infortunio o meno. Mio fratello sì, è sensibile, è un ragazzo bravo, gentile, soltanto che quando si tratta di competizione non guarda più in faccia nessuno, cioè è sportivo ovviamente,
ha tanto spirito di squadra, però quando è in gara c'è solo lui e l'unica cosa che vuole fare è vincere. Ci sono vari tipi di paura, secondo me. E può essere una paura di buttare via un'occasione, che è quella più, diciamo, secondo me più brutta, perché ti limita a livello di performance. È una paura a dire ho la possibilità di fare questa determinata cosa, di portare a casa questo determinato risultato, in un attimo potrei non farcela, basta un'inforcata, basta un centesimo di troppo. E però va affrontata, va abbastanza esclusa per comunque avere una mente abbastanza libera per gareggiare. E poi c'è la paura, magari facendo le gare di velocità, della velocità, del rischio, del pericolo di farsi male, però quella è quella che mi è sempre andata via dalla testa nel momento in cui aprivo il cancelletto, rimanevo solo io e la pista e la voglia comunque di vincere. I rischi ovviamente ci sono anche per lui, cioè ci pensa anche lui a volte, soprattutto quando fa velocità, però è l'ultima cosa a cui deve pensare, soprattutto se vuoi vincere e andare il più veloce possibile rispetto agli altri. Durante la gara è difficile capire se stai facendo una bella gara o meno, specialmente in alcune discipline, perché tante volte è istinto e magari hai quei 2 o 3 attimi in una discesa in cui pensi o ti rendi conto di quello che stai facendo, però tante volte quando hai troppo tempo in pista in cui pensi vuol dire che stai andando troppo piano. Quando mio figlio scende in gara, un po' di tensione c'è, logicamente, però c'è anche tanta voglia di vedere il risultato, tanta voglia di vedere le sue vittorie, per cui logico, se dovessi pensare ogni volta che scende, che può succedere che si faccia male, non lo guarderei neanche. Non ho ancora un'idea precisa di come vivano le gare i miei genitori, perché infatti sono sempre in pista quando loro mi vedono, però sento che mio fratello mi racconta un po', mia mamma è quella un po' più invasata, diciamo, perché è sempre sul sito della Fisso, attaccata alla televisione a guardare, e quindi è la mia prima fan. Mio papà mi chiama sempre prima o dopo la gara, quindi lui lo sento al telefono. E mio fratello lo sento di solito la sera prima, però mio fratello è abbastanza tranquillo e ha fiducia in me e spera ovviamente che io faccia delle belle cose e sono contento per questo. Ogni tanto scappa la lacrimuccia perché comunque mio fratello è un sogno vedere il proprio fratello. Vedere il proprio fratello in televisione, ecco, perché abbiamo sempre condiviso la stessa passione da quando siamo piccoli. E lui, scusa, e vederlo andare avanti così è una soddisfazione. Perché lui ce l'ha fatta per il momento, poi non è ancora arrivato ovviamente perché sappiamo tutti qual è il vero obiettivo. L'obiettivo è grande, ci crediamo tutti, lui soprattutto, anche se a volte i momenti sono un po' difficili, lui ce la metterà tutta. È un ragazzo così, finché non raggiunge quello che vuole, continua per la sua strada e non si fermerà mai, mai. Alessandro e Giovanni sono un bel mix, cioè è il ragazzo perfetto, sono loro due insieme. La famiglia è un punto fermo, nel senso che io quando sono stressato dalle gare e da tutti gli appuntamenti che ho durante la stagione, arrivo a casa e cerco di staccare un po' da tutto. Principalmente mi confido con mio papà o mio fratello. Tante volte mi capiscono, tante volte no, perché comunque sono discorsi che sono relativi, nel senso che solo magari un atleta può capire, però sono contento di sapere che sono sempre lì a sostenermi e sono orgoglioso di me. La squadra per me è molto importante perché si è da soli nel punto in cui si è in gara, però
tutto ciò che conta è prima della gara, nel senso che la squadra aiuta comunque a migliorarsi, ci si sprona l'uno con l'altro, un team ti aiuta anche a migliorare su tanti punti di vista, c'è il preparatore, c'è lo ski man, c'è l'allenatore, e quindi penso che ognuno facendo il suo aiuti comunque a cercare quel risultato che sia l'atleta che la squadra sta cercando. Penso che i sacrifici facciano parte della mia vita ormai, perché senza sacrifici non avrei potuto ottenere i risultati che ho avuto, non potrò comunque magari ottenere i risultati che mi aspetteranno, questo non posso sapere, però penso che sia importante tanto il viaggio come la destinazione, quindi bisogna anche prendersi dei momenti anche per divertirsi, e i sacrifici vanno fatti perché non ce ne sono di storie, fanno parte della mia vita, e bisogna un po' sapere far combaciare le due cose, il lavoro con anche il divertimento, perché comunque sono un ragazzo di 20 anni e non posso pensare solo a lavorare, anche se è gran parte del mio allenamento. Giovanni è un ragazzo molto maturo, ma perché secondo me parla tanto con suo padre, parla tantissimo, si esprime, cerca di conoscere sempre di più qualsiasi cosa che lui faccia, vuole approfondire a pieno tutto quanto, ed è sempre stato un ragazzo che ci mette impegno al massimo, per cui penso che anche il fatto di leggere, di approfondire ogni cosa che faccia, secondo me gli dà modo di maturare prima. La prima volta che ho fatto la gara in Coppa del Mondo è stata in Alta Badia quest'anno, a dicembre, e fantastico, perché è un altro mondo, nel senso già l'organizzazione, vedersi al cancelletto con personaggi del mondo dello sci che magari ho appeso in camera sui poster, quindi gente che stimavo da quando ero bambino, e poter gareggiare con loro è stato qualcosa di incredibile. Il rapporto con i miei sci è cresciuto nel tempo, perché a me non è mai importato troppo del materiale quando ero un po' più giovane, perché mi importava solo di sciare e di fare la performance. Andando avanti mi sono accorto che comunque quei dettagli nel materiale contano e fanno la differenza, però do piena fiducia al mio ski man, allenatore. Io sto cercando ancora di imparare, lo guardo, sono sempre là quando mi fa gli sci, e anzi ogni tanto mi rimprovera anche perché prendo qualche sasso sugli sci, non li asciugo correttamente. Sotto questo punto di vista devo ancora un po' imparare. Portare la giacca della nazionale secondo me è un grande onore, perché sono da quando ero bambino che vedevo quelle giacche azzurre e dicevo: cavolo, quello sarebbe un bel futuro secondo me, perché è poter comunque partecipare in tutto il mondo, girare il mondo, fare gare, fare quello che ti piace, e portando i colori della nostra nazione e facendo risultati anche per la nostra nazione, penso sia qualcosa di indescrivibile, la vita che secondo me tanti ragazzini vorrebbero fare.